Faremo casino. Alla fine del video questo sarà il risultato. Ciao glitterini, io sono Lilla e questo è il mio primo slime. Finalmente sono riuscita a capire come si fa. Funziona. Allora, ne ho provati un po', non mi sono mai venuti, però finalmente, praticamente, usando come ricetta base quella di Teddy Factotum, quindi quella con l'apretto, sono riuscita a far venire il mio slime con i brillantini ovviamente in maniera fantastica e a costo molto basso. Ora vi dico come ho fatto. Allora, mi serve un bicchierino di plastica, questi qua sono quelli da caffè trasparenti, ma li ho presi trasparenti semplicemente per farvi vedere. Voi potete usare semplicemente quello che volete, basta che sia poi roba che buttate, che non usate per mangiare. Allora, appretto. Ta-da! Questo qua si trova nelle case delle vostre nonne oppure al supermercato, l'ho pagato 1,90 euro. Lo prendete e lo spruzzate molto delicatamente nel bicchiere, così. Non ne faccio tanto, quindi mi basta veramente mezzo dito. Poi ho preso dal negozio di cineserie, no, non è vero, da 90 centesimi, dal mio negozio di 90 centesimi, questa colla glitterata super super bella e l'ho pagata appunto, indovinate, 90 centesimi al negozio di 90 centesimi, troppo troppo carina. E poi questa l'ho comprata alla Coop a 90 centesimi, anche questa, ed è un attaccatutto che uso per un sacco di cose. La marca, vediamo un po'. Pack Center. Pack Center, vabbè, comunque è la classica colla, quella tipo questa qua, quella super trasparente universale. E via, iniziamo. Allora, vado a mettere per prima cosa la mia colla dentro al bicchiere. E voilà. Dopodiché aggiungo il mio, sì, mi metto qua così potete vedere. Dopodiché aggiungo il mio appretto in quantità quasi simile, un goccino diciamo di meno rispetto alla colla. E con un legnetto, uno stuzzicadenti, qualcosa che voi non metterete mai in bocca, vado a mischiare. E come vedrete già si rapprende da solo. Vedete che già è abbastanza slime. Solo che se lo toccate diventa, cioè, è ancora appiccicoso. E questo a noi non piace. Ne metto ancora un po'. Dai, cos'è sta povertà? E ancora un po' di appretto a questo punto. E giro. Guarda che bello, guarda che bel colore. Sembra glassa per dolci, per ciambelline. Come kawaii. Ok, momento. Ecco, inquadra. Momento topico, aggiungere questa colla. Tutto cambierà. Allora, aggiungiamo la nostra colla trasparente. È più o meno, tanto per farvi capire, quella che puzza un sacco, che fa i fili. Ecco, vedi, fili, fili. Allora, quanto ne aggiungiamo? Io vi dico, aggiungetene una noce per volta. Una nocciolina per volta, così. Perché se si indurisce troppo il composto, poi abbiamo perso. Ti-ti-ti. Chiudiamo. Allora, qua sopra. Cioè, tutto quanto iniziamo a girare e magicamente vedrete che si raggruma tutto il composto, si slimizza, ecco la parola proprio corretta da vocabolario. Aiuto, si sta slimizzando tutto. Dunque, io ne metterei giusto ancora un pochetto perché qua è rimasto fuori. Uffa, oggi non metto nel riquadro la mia cosa. Ecco qua.
E poi stranamente fa caldo, quindi la colla scende giù, che è un piacere. Oh, non vedo l'ora di toccarla. Vedete, proprio va via anche dallo stecco. Voglio proprio prendere tutto, 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 tutto il prodotto. E voilà. Wow, super slime. Che bel rosa. Ha una consistenza scoppiettante, super elastica. Allora, con lo stesso metodo ne ho fatta dell'altro. E vi direte perché. Ho lavato un barattolino di marmellata d'albicocca, così. E adesso praticamente voglio infilare questo slime qua dentro, tutto quanto, anche la parte, vedete, quella che rimane un po' più liquida. Aiuto! Perché voglio fare una sorta di calamita, finta calamita brillantinosa alla marmellata. Quindi alla fine, quando finisco di giocare. Tanto ci si può giocare un giorno, poi uno o due massimo se lo conservate bene, dopodiché è da buttare. Tra l'altro questi odori di così, di detersivo, appretto, non è che siano sta gioia, no? Una volta che finisco di divertirmi, di aprire e fare, ho deciso di mettere tutto qua dentro. Guardate che carino, oddio, tutti brillantini. E mettere una calamita. E attaccarlo al frigorifero. Questo è veramente piccolo, quindi non è per niente pesante. Spero che anche questa idea vi piaccia, che questo slime sia carino, insomma è fattibile. Sono solamente 2/3 gli ingredienti, perché sono due colle e l'appretto. E se lo fate, ditemelo. Se in giro c'è già, scrivetemelo tranquillamente. La ricetta base è di Teddy Factotum, quel genio, quel genietto di Teddy Factotum. Io vi saluto, vado a ripulire tutto e nel frattempo vi stritolo di affetto. Ciao! Allora, qui ne ho fatta dell'altra, vediamo se. Oddio, se riesce. Ah, oh, sì, riesce perfettamente. Schifido!